Eh sì, ho deciso 20 giorni di puro relax, poca tecnologia, o meglio, poco internet, che la tecnologia sarà con me. Per la prima volta voglio veramente liberare la mente, godermi questo viaggio di nozze dove tra Safari, Sudafrica, Mauritius avrò modo di portarvi anche con me. Infatti realizzerò dei vlog, grazie, come vedrete poi in questo video, a supporto di alcune aziende che hanno voluto aiutarmi per immortalare dei momenti magici che sicuramente affronterò in questo viaggio. Prima di partire però mi avete chiesto quali sono gli accessori tech che di solito porti in viaggio con te. Diciamo che questa è una rubrica che spesso ripropongo ogni viaggio, corto o lungo che sia. Questa volta, essendo un po' più impegnativo, vi faccio vedere cosa porterò con me. Però per farlo spostiamoci lì sulla scrivania, perché ho già preparato tutto e ve lo vado a mostrare. Ah, il contatore TikTok dice che siamo 230.000 follower quasi, invece qui sul canale YouTube ancora pochi iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Andiamo sulla scrivania. Primo accessorio, lui, il GorillaPod. Ragazzi, questo è veramente fondamentale. Lo utilizzo spessissimo perché, oltre ad essere un treppiede, può comunque piegarsi e può essere, diciamo, messo vicino ogni sostegno, che sia un palo o un albero. È veramente fondamentale, ma cosa ancora più importante è avere la testa giusta. Ecco perché ho scelto questa magnetica, che è sempre della stessa azienda, ovvero Joby. E come funziona? Avendo io un iPhone che supporta il MagSafe, è tutto magnetico, quindi guardate, ottima resistenza. Ma poi la cosa più interessante è che non c'è solo la parte magnetica, infatti oltre al supporto magnetico, per migliorare la stabilità naturalmente ci sono questi due morsetti. Quindi come si fa? Si prende la testa magnetica, la si mette sul nostro bel treppiede, in questo caso il GorillaPod, ed eccolo qui, pronto all'uso. Questo è un prodotto fenomenale, anche perché guardate, se volete poi col tempo nei lati potete aggiungere ulteriori bracci per magari, non so, un microfono, delle luci. Io ho anche la versione completa. In ogni caso, in descrizione trovate sempre i link di tutto ciò che vi mostro. E passiamo adesso al prodotto che mi è stato consegnato come supporto per questo viaggio da DJI, che ringrazio, la DJI Action 2. Non è la prima volta che la testo, però la cosa importante e veramente bella è che DJI mi ha praticamente mandato tutti i kit che mi occorrono per un'esperienza completa a 360 gradi. Ho quindi moduli aggiuntivi, ho mini tripod, ho il diciamo controllo remoto, ho l'Osmo Action Floating Handle, insomma ho veramente tutto quello che mi serve per un'esperienza completissima. Non mi dilungo troppo, ve la faccio vedere solo velocemente visto che ne ho già parlato. Se vi ricordate, questa è una action cam modulare, quindi a livello magnetico funziona così, poi si accende, è veramente favolosa. Io guardate, ho fortunatamente ricevuto la possibilità di avere la combo e quindi ho tutto a disposizione. Vi farò vedere poi attraverso il mio vlog come rende, veramente rende bene, ve lo anticipo perché l'ho già provata. Comunque i video sono fenomenali e soprattutto molto stabili. Giusto per farvi capire, guardate, in confezione c'è anche la tracolla dove poi al collo potete mettere la DJI Action 2. Veramente ragazzi, favolosa. Guardate ad esempio, questa è la lente macro, si mette così, quindi utilissima per le macro. Poi naturalmente ho anche il case subacqueo e poi, come vi dicevo, essendo modulare ci sono anche altri moduli. Sempre per quanto riguarda poi il mondo Apple, ecco due accessori immancabili quando viaggio. Questo è l'AirTag, fondamentale, mettelo sempre nello zainetto, nella valigia, perché nel caso in cui smarrite la vostra valigia appunto o il vostro zainetto, avete possibilità, migliori possibilità, di ritrovare il tutto grazie all'integrazione degli AirTag con il nostro iPhone. E poi naturalmente il battery pack, ragazzi, MagSafe battery pack, perché come ben sappiamo la batteria non basta mai, anche se avessimo 10.000 mAh di batteria sicuramente poi finiranno subito. Devo affrontare comunque un viaggio dove farò tanti video e tante foto, quindi il battery pack mi tornerà molto utile, così come mi tornerà utile questo cinturino di puro che ho voluto utilizzare e
veramente fatto bene, ve l'ho già mostrato una volta, ma a me piace davvero tanto, è magnetico, guardate, si mette in questo modo, è magnetico e voilà. Onestamente qualcuno si è lamentato che si potesse staccare, a me non si è mai staccato, mi trovo bene, quindi continuo a consigliarlo perché mi piace davvero tanto. Passiamo adesso a tre accessori veramente fighissimi e partirei da questo di Rolling Square che vi ho fatto anche già vedere qualche tempo fa, che secondo me è veramente una genialata. Innanzitutto è magnetico e può sembrare un comunissimo cavo USB Lightning, ma guardate, se tirate un po' diventa USB-C e anche qui USB-C. Quindi in un solo cavo piccolissimo, comodo da trasportare, avrete praticamente la possibilità di avere tutti i cavi possibili. Naturalmente manca il micro USB, ma oramai il micro USB non si utilizza più praticamente, ho solo accessori USB-C o USB o Lightning, quindi per me è veramente formidabile questo accessorio. Così come è formidabile lui, carica batteria da 30 watt. Qui avete possibilità di caricare con USB-C fino a 30 watt, quindi supporto alla carica rapida, è di puro rispetto alla vostra batteria, non vi preoccupate, e qui invece USB fino a 18 watt. Naturalmente se insieme caricate sia qui che qui qualche dispositivo, non è che avrete una potenza massima di 30 watt, ma sarà di 20. Vi dico questo perché, parlando di potenza, porterò anche questo caricabatterie che vi ho mostrato tempo fa, sempre di puro, che è diciamo un'alternativa al MagSafe di Apple. Ma perché quindi portare anche un caricabatteria alternativo MagSafe? Per un semplice motivo: non solo, vabbè, vi faccio vedere che funziona anche in modo magnetico, ma come vi dicevo, avendo dietro qui delle, provate anche a accendere, ecco qui, avendo qui dietro anche due entrate e uscite USB e USB-C, posso utilizzare cavi per caricare magari non solo l'iPhone in modo più veloce se voglio, ma anche, eccola qui, la Action Cam, vi ho fatto vedere prima, la DJI e tanti altri dispositivi che porterò con me. Un'altra cosa che non può sicuramente mancare è il mio iPad, come direbbe qualcuno, eccolo qua, lo porterò con, sì, come lo vedete, con anche la sua tastiera. Perché questo? Perché naturalmente ho bisogno, anche se sono in vacanza, ho detto che voglio staccare, ma devo ogni tanto controllare almeno un minimo come vanno le cose online per quanto riguarda il mio lavoro. Quindi iPad è sicuramente il compagno ideale, niente MacBook Pro con me, bensì iPad. Torniamo qui prima di concludere perché porterò anche lui. Che cos'è? In realtà ve l'ho già mostrato, ma guardate quanto è piccolino. Adesso vado ad aprirlo e vado a mostrarvi che cosa contiene, o in realtà in cosa si trasforma. Ragazzi, questo per me è veramente comodissimo, lo utilizzo spessissimo ed è lo zainetto di puro. Eccolo, resistente all'acqua, leggerissimo, si piega che è una bellezza, diventa minuscolo, pieno di sacche e quindi un accessorio veramente incredibile. Prima di concludere però voglio dirvi una cosa: in descrizione trovate tutti i link, alcuni sono soggetti a codice sconto, ad esempio quelli di Puro, che è un brand che utilizzo da tanto, sono riuscito ad ottenere un codice sconto esclusivo su tutto il catalogo. Quindi se andate sul sito di Puro o su Amazon e trovate un accessorio, un oggetto di Puro che non sia già scontato, avrete a disposizione il 10% di sconto con il mio coupon. Tutti gli altri link sono sempre in descrizione. Io adesso vado a mettere a posto il mio zainetto, la valigia. Vi saluto, sicuramente ci sentiremo magari tramite qualche storia quando potrò, perché in Sudafrica avrò un po' di difficoltà magari ad avere sempre internet. Ci vediamo al mio ritorno con tanti contenuti e niente, come sempre, se avete dubbi, domande, volete dire la vostra, commentino, io vi risponderò. Ci vediamo al mio ritorno.